Migliorare la qualità di vita degli studenti che vivono in città è l'obiettivo del protocollo d'intesa firmato dal sindaco di Napoli Luigi De Magistris e dal rettore dell'Università Federico II Gaetano Manfredi. Un accordo che mira a garantire ai giovani universitari servizi urbani adeguati in tema di accessibilità, mobilità, residenzialità e trasporti, mettendo a punto una serie di azioni che gli consentano di partecipare appieno alle politiche cittadine. Questo è il frutto di un lavoro che abbiamo portato avanti negli ultimi mesi per cercare di avere un rapporto più strutturato nel nostro Ateneo e il Comune, soprattutto con riferimento ai servizi per gli studenti. Ci sono due punti che sono estremamente sensibili per la nostra comunità studentesca, che sono la residenzialità e i trasporti, e noi ci auguriamo che, partendo da questo accordo, saremo in grado nei prossimi mesi di poter mettere in campo delle attività concrete proprio per supportare sia la residenzialità universitaria sia migliorare la fruizione dei trasporti da parte dei nostri studenti. L'obiettivo è realizzare una vera e propria città dei giovani in formazione, con una migliore fruizione degli spazi, informazioni e luoghi culturali accessibili, momenti dedicati allo sport, alla salute, investimenti sulla mobilità e politiche di agevolazione fiscale per contrastare il fenomeno degli affitti in nero. È un intervento che va a incidere su tutto l'arco della giornata della vita di uno studente. A Napoli conviene venire a compiere gli studi universitari, questa è la sfida che vogliamo sempre di più lanciare. Napoli città universitaria. Noi ci siamo presi degli impegni con questo protocollo, un protocollo concreto. Metteremo non solo risorse economiche nel bilancio che andiamo ad approvare da qui a qualche settimana, quindi incentivi per la mobilità, incentivi per il diritto all'abitare, incentivi per l'accesso a tutte le articolazioni della cultura, impegni se li è presi anche l'università, e poi quello di consentire sempre di più agli studenti di utilizzare in modo democratico, in modo autonomo gli spazi pubblici della nostra città.